scacco al clan Casa Monica, stamane 31 arresti. Si tuffano dal barcone, morti 4 migranti. Cyberspionaggio, condannati i fratelli Occhionero. Arresti, 6 persone ricercate, 16 membri della famiglia in galera, 55 capi di imputazione che vanno dall'usura all'estorsione, all'intestazione fittizia di beni, allo spaccio, tutto all'interno di un'associazione di stampo mafioso. È il resoconto dell'operazione portata a termine stamane nei confronti del clan Casa Monica. Per la prima volta alle indagini ha cooperato l'ex compagna di un membro del clan. Sarebbero 4 i migranti annegati perché si sono gettati in acqua dal barcone alla vista delle 2 navi di Guardia di Finanza e Frontex al largo di Linosa. E quanto hanno raccontato alcuni testimoni, tra cui parenti delle vittime, agli inquirenti che da giorni stanno ascoltando i naufraghi. Questo è il motivo per il quale 11 migranti sono stati fermati per il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Il giudice del Tribunale di Roma ha condannato l'ingegnere nucleare Giulio Occhionero a 5 anni di reclusione e la sorella Francesca Maria a 4 anni per accesso abusivo a sistema informatico. Si chiude così con 2 condanne il processo ai fratelli Occhionero arrestati il 9 gennaio 2017 per una presunta attività di cyberspionaggio. Serie A in bilico per il Parma. La Procura federale della FIGC ha chiesto per la squadra una penalizzazione di 2 punti da applicare all'ultimo campionato di Serie B, nell'ambito del procedimento per il presunto tentativo illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la richiesta di sanzione sarà accolta, il club emiliano rischierà di vedere sfumare la promozione in Serie A. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.